non si ha neanche il tempo di guardarsi intorno e l'Inter getta via con Altobelli, forse sorpreso dalla stessa rapidità con cui l'occasione gli si presenta, un facile pallone. Ma come sono andate poi le cose, il pareggio appare giusto, quantunque qualche possibilità in più di segnare l'abbia avuta l'Inter. Per vederla c'era stata una mobilitazione. Gli ultimi 300 biglietti erano stati rubati l'altra notte nella sede della società irpina. Con 38.000 spettatori, lo stadio Partenio ha superato la quota 200 milioni, esattamente 230 milioni, nuovo primato d'incasso. L'Avellino adotta una tattica prudente, non rinunciataria. Vediamo infatti Bordono deviare un violento sinistro di De Ponti e la difesa interista rifugiarsi ancora in angolo. Ma i nerazzurri prendono via via quota e cominciano a intrecciare trame di grande effetto e incisività. Al 25esimo Baresi scende e trova un intelligente varco per Oriali che evita l'uscita di Piotti. L'errore di mira è minimo. Ancora Baresi, pochi minuti dopo, intercetta un lancio di Disomma e dà a Beccalossi. Cross, finta di Muraro, Altobelli spara e Piotti allontana di pugno. È il momento del portiere avellinese che respinge un tiro dalla bandierina e quindi devia un debole ma preciso rasoterra di Marini. Grosso pericolo per l'Inter al 43esimo, testa di Cattaneo e Marini salva acrobaticamente sulla linea. L'azione continua e la palla finisce in rete dopo però che l'arbitro aveva fischiato un fuorigioco. Meno vibrante la ripresa, anche se la partita prosegue assai tirata da una parte e dall'altra, con scontri vigorosi e qualche ammonizione. Vedremo Massa concludere al decimo una ariosa manovra e poi Bordon volare su De Ponti. In questa fase l'Avellino, dosando accortamente impegno tattico e concentrazione, imbriglia con maggiore sicurezza la capolista, con la quale ormai si batte a testa alta. L'Inter, specie con l'irriducibile Beccalossi, cerca di mantenere inalterata la propria spinta offensiva, ma tutti gli sforzi si spengono a causa dell'incerta giornata di Altobelli e della elastica quanto inflessibile opposizione dell'Avellino, che ha oggi ottenuto il sesto risultato utile consecutivo.